troviamo nella biblioteca del Castello di Rivoli, che è stata aperta nel 1999 con la precedente direzione di Ida Gianelli, e noi ci troviamo anche nella più importante biblioteca per l'arte contemporanea dal punto di vista del numero dei volumi e del numero degli abbonamenti di riviste che esiste in Italia. Quindi tutto ciò che vedete sulle pareti è solo una minima parte del nostro patrimonio, che è ovviamente nei depositi dei libri e nelle sale adiacenti che voi non vedete. Mi premeva inaugurare questa mostra di Ed Atkins qui, perché io penso a Ed come una sorta di monaco della contemporaneità, che salvaguarda alcune storie e traiettorie intellettuali che hanno a che vedere con la libertà e con il rapporto che si può avere di libertà rispetto alla tecnologia dominante del momento che si vive, e quindi con quello scetticismo o forse quella dinamica dialettica che aveva Nietzsche con la sua epoca rispetto a queste cose, abbiamo pensato di inaugurare qui la mostra e parlarvi di Ed Atkins qui. In particolare un progetto che non è un'opera d'arte, ma è semplicemente un progetto di Ed, ed è il primo, inaugura un ciclo nuovo di progetti di artisti per la biblioteca, è quello di avere scelto un numero di libri che vi sarà distribuito adesso, che vanno ad essere, secondo il provenance principle, cioè il principio di tenere insieme l'origine di un archivio in una biblioteca e non disperderlo, verranno collocati accanto ai cataloghi di Ed sotto la lettera A, con un particolare ex libris che l'artista ha disegnato per l'occasione. I libri che lui ha aggiunto, che non erano nella nostra biblioteca e che avranno incollato questo ex libris, variano da il libro di Judith Butler, che ho citato nell'Iflux, cioè Giving an Account of Oneself, ha il libro di Klosowski su Nietzsche, per l'appunto, ha le poesie di John Donne. Quale eccellente poeta John Donne del manierismo inglese, che anche egli, totalmente frastornato da una rivoluzione scientifica e tecnologica della sua epoca, si era da poco scoperto che la Terra era rotonda e che girava intorno al Sole e non era al centro, ha scritto queste poesie sulla frammentazione e l'incertezza dell'essere, poesie erotiche che forse erano religiose, poesie religiose che forse erano erotiche, proprio come fa Ed Atkins oggi. Quindi trovate le poesie di John Donne in questa raccolta. Trovate anche dei contemporanei che per me sono stati un dono per aggiornarmi su cosa leggono le persone infinitamente più giovani di me, e quindi troviamo Leo Bersani, Thoughts and Intimacies in Thoughts and Things, troviamo naturalmente Roberto Bolaño, questa figura misteriosissima della letteratura recente, troviamo Carr, e troviamo anche un libro curiosissimo di un signore che si chiama Carey, che è Eyewitness to History, ed è una raccolta di testimonianze in prima persona di calamità storiche, per esempio un testimone alla peste nel Medioevo, un testimone a una guerra dell'antichità, un testimone al massacro di Sabra e Chatilla, un testimone tutto raccolto in questo libro sulle testimonianze. Questo ci dice che al fondo dell'opera di Ed Atkins risiede la domanda how to speak truthfully, cioè come parlare con una forma di sincerità, pur sapendo che la sincerità è impossibile perché si vive in un'era di finzione costruita, e come quindi parlare con sincerità attraverso un'esagerazione del patetico, che si chiama il batetico in inglese, the bathos, che dovremmo introdurre nella lingua italiana. Quindi io vi invito a vedere questi libri. In fondo alla sala troverete un monaco
che firma gli ex libris che abbiamo stampato, quelli belli, su carta super bella, e che sono un multiplo che sarà anche in vendita per sostenere il Castello di Rivoli, donato dall'artista. Abbiamo in progetto un ampliamento della biblioteca del Castello di Rivoli e la creazione di un centro di ricerca del Castello di Rivoli, CRRI, il Castello di Rivoli Research Institute, che spero di poter aprire a breve con archivi, una raccolta di archivi del contemporaneo, aperta come sarebbe bene che sia, proprio in un luogo isolato da un centro storico, come siamo noi, per poter accogliere senza distrazioni studiosi che possono voler venire per una settimana, 10 giorni, 2 settimane, 1 mese, a fare ricerche qui sul contemporaneo. Il Castello di Rivoli è ideale come sede di questo, proprio perché non si è distratti, cioè, certo, si è distratti dal laptop, iPhone, iPad e bla bla, perché abbiamo il wireless, però non è distratto da tutto il resto, perché ci sono pochi bar in fondo a Rivoli. Vorrei anche a questo punto dire che la mostra Ed Atkins nasce da un rapporto pregresso con Ed Atkins, che precede il mio arrivo a Torino, nasce anche dal lavoro fatto attorno alla Biennale di Istanbul, quando l'artista accettò il mio invito a realizzare un'opera nuova e gli scelse una casa che cadeva a Buyukada, sull'isola di Buyukada del Bosforo, che era l'isola non a caso dove erano esiliati i prigionieri politici dall'epoca bizantina fino a anche l'epoca di Atatürk con l'esilio di Trotsky lì. E in quell'occasione la gentilissima Patrizia Sandretto Redevodengo, presidente della fondazione omonima, ha sostenuto, come già aveva fatto facendo parte degli amici di Documenta all'opera di un altro artista, ha sostenuto la produzione del lavoro di Ed Atkins alla Biennale di Istanbul assieme al British Council e al Henry Moore Foundation. Da questa felice collaborazione, che ha portato anche l'esistenza dell'opera Hisser nella collezione della Fondazione Sandretto, da questa premessa nasce la collaborazione poi a Torino attorno a fare questa mostra insieme, curata da me ma nelle due sedi. Cosa che rappresenta un desiderio di collaborare con diverse istituzioni torinesi aprire quell'isolamento di Rivoli a invece essere parte di un network di collaborazione con altre istituzioni sul territorio. Ovviamente in primis la GAM, perché sono direttore lì, e infatti l'anno prossimo faremo una mostra che sarà sia in GAM sia a Rivoli sul tema del colore, che aprirà il 13 di marzo. Quindi ringrazio Patrizia per questa collaborazione ed è con noi qui oggi. Vorrei anche aggiungere un fatto importante, che è che la collezione permanente del Castello di Rivoli deve crescere, perché un buon museo cresce. Il patrimonio permanente della collezione appartiene, come voi sapete, alla Regione Piemonte, e quindi è inalienabile. E di conseguenza fare crescere la collezione permanente del Castello di Rivoli è importantissimo per i nostri posteri. E quindi è in atto un programma mio di incoraggiare donazioni e acquisizioni, diciamo, agevolate. Di conseguenza abbiamo, come voi sapete, concluso la determinazione definitiva delle opere della Fondazione Rivetti, che attualmente fanno parte del patrimonio permanente della Castello di Rivoli, e abbiamo accolto con grande gioia dal collezionista Marco Rossi un'edizione dell'opera Hisser, che è stata donata quindi alla collezione permanente del Castello di Rivoli, ed è quell'edizione naturalmente che è in mostra al terzo piano Castello.
e siamo molto grati e speriamo che continuerà questo processo. Siamo anche nel corso di ricevere un'opera in donazione permanente dall'artista Apichatpong Verasethakul, che allestiremo tra poche settimane, e quindi è partito, diciamo, in via di fare crescere, accanto all'importante contributo che ci dà la Fondazione CRT per l'arte alle acquisizioni ogni anno, che sono dei depositi a lungo termine al museo. Accanto a queste acquisizioni importantissime ci sono anche queste altre acquisizioni permanenti. Quindi tutto questo è una disquisizione sul museo del futuro noiosissima, se non che in una biblioteca la si può fare. Quindi l'invito a peruse, as the English term peruse, in italiano non so se esiste, vuol dire flip through, sfogliare, guardare distrattamente i volumi, che vedrete non riguardano esattamente l'arte contemporanea in molti casi, ma sono libri amati da un artista. Perché una biblioteca non può crescere anche con i libri amati dagli artisti?